Salve ragazzi, benvenuti su Pieno di Luzio anche oggi, ore 21:54 e la città ve la dirò alla fine di una bella giornata del 29 gennaio con un grande sole. Logicamente vi porto alla ribalta quello che è il caso Corona, sì, un grande bell'uomo ragazzi, bello, molto bello. E per voi sciupa femmine, spedirgli una lettera sarà ancora più semplice rispetto a prima, perché la casa circondariale è una sola e indimenticabile, che è quella di Milano e San Vittorio. Quindi scrivete che arriverà la posta e avete la possibilità anche voi del vostro sciupa femmine di collocarvi e fare un piazzamento sul suo cuore, dato che ne avrà bisogno nell'isolamento e nello star dentro a quattro mura recluso. Naturalmente quello che voglio portare alla cronaca naturalmente è la sua fuga, sì, questa fuga che naturalmente è partita sicuramente dalla sua indole di vedersi in 8 anni di carcere qualcosa che per la sua ancora giovane età di drammatico, logicamente, per uno che alla fine è stato uno dei tanti fotografi che faceva quello che faceva, si è visto come capo espiatorio, e lui non voleva questa condanna, perché è il mondo che la marcia in sé per sé, un po' come Pantani nel ciclismo, come tanti altri nei vari settori dove si ruota l'economia. E lui è stato preso, diciamo, come persona, come bersaglio, perché è stato quello più eclatante, come Moggi nel calcio, è stato lui quello che è stato più punito rispetto agli altri, adesso mi viene in mente lui. Ma ve ne può venire in mente anche voi, e poi argomenterete nei vostri commenti, altra gente che è stata presa poi come personaggi su un mondo marcio che comunque si vanno più perseguiti, perché logicamente non perché fa solo il capo espiatorio, ma perché è una persona che ha fatto più danni rispetto a tanti altri che hanno fatto reati minori rispetto a lui, meno influenti, comunque sia più passabili. È fuggito questo Corona, forse c'era l'indole magari di saper di farla franca dentro di sé, una parte può essere pure per fare notizie sui giornali e vendere le sue foto a qualche soldo in più per accattare un portafoglio un po' più gonfio per stare in carcere, dato che non avrà una disponibilità economica pari a quella di Berlusconi. In più ha voluto anche lanciare la sfida dell'essere perseguitato, di essere minacciata la sua vita in Italia, di non essere quindi giustamente riguardito. Però voglio dire, questa cosa del complotto, tutto quanto che lui cerca di mettere in scena, devi capire che Fabrizio Corona è un fotografo che vendeva foto scandalistiche e ricattava le persone. Insomma, questo è un dato di fatto per il tribunale. Berlusconi è un'altra persona, anche lui denuncia i complotti nei tribunali, però voglio dire, lui c'ha un seguito di proseliti. Tu, Fabrizio Corona, non te se calcola nessuno, nei privé come te si calcolava Mora, vedi che cosa ha fatto. Oppure Fiorito, cioè, questi sono personaggi che poi vengono reclusi e vengono buttati nel cestino, queste persone. Quindi non ti devi scandalizzare, non puoi cercare di sensibilizzare una parte dell'opinione pubblica per averci lì pro a tuo favore, insomma. Non ce l'avrai mai, purtroppo. Mi dispiace per te, Corona. È stato un tentativo fallito questo. Rifugiarsi a Portogallo, sperare nel tribunale del Portogallo che ti avrebbe dato una condanna esso stesso rispetto all'Italia, magari meno pesante, oppure cercare comunque sia in qualche modo di alleggerirti la pena dicendo che c'era il complotto, intascare dei soldi con Novella 2000 o quanti altri giornali scandalistici esistono in giro per il mondo, cioè tutta questa cosa mi dispiace, mi fai tenerezza. Poi ti hanno dipinto che hai pianto, sicuramente se non hai pianto non ti preoccupare, quando stai in carcere per persone come te che hanno vissuto sempre con le posate d'argenteria e i piatti di porcellana extra fine, mi sa che ti accorgerai qual è il rancio del carcere, voglio dire, e cosa vuol dire vivere in carcere con gente che sono dei galeotti, dei delinquenti. Quindi occhio, io starei sempre con le spalle al muro, Fabrizio, e se stai nell'isolamento è meglio, perché la socialità con gli altri può essere che dopo le prendi, non so quel luogo, quel fisico macio che hai ti possa un pochettino dare la possibilità di creare terrore agli altri, perché per me la provenienza ti schiacciano come uno scarafaggio. Mi dispiace Corona, arrivederci a Senigallia.